Sull'isola so precisi de brutto, cioè se non stai attento con gli orari e con i saluti che fai, rischi di fare proprio delle brutte figure, anzi loro ti riprendono pure. Che voglio dire? Allora tu incontri uno per la strada, gli fai buon dia Antonio, buona tarde, e ti fa come dire oh, ma che stai a di? Non lo vedi che sto alle 12.35 e mi fai buon dia? La prima volta dicevo, ma perché? Il problema c'è? Poi ho scoperto che praticamente loro si sono sincronizzati tutti quanti sul mettersi d'accordo ad un gioco che è famo a becca chi sgarra il buon dia. Cioè praticamente fino alle 11.55, questo però è tacito, loro non lo annunciano ufficialmente, è valido buon dia, cioè buongiorno, lo puoi dire a chiunque, ti sorridono e ti rispondono. Se dalle 11.55 in poi tu fai un buon dia a qualcuno, non solo ti guarda male, ma ti riprende pure, ti dice oh guarda che è buona tarde, e loro si segnano dei punti che hanno fatto. Ora tu dici vabbè stai a scherzare, che stai raccontando, è la verità. Cioè, io rimango proprio, e scusarmi il termine, di stucco. Perché incontro le persone sorridenti e gli faccio buon dia! Quelli se l'attristano tutti e fanno buona tarde. Guarda, 12.03. Ammazza, oh. Ma gli svizzeri gli fanno una pippa a questi. Cioè, sono precisi proprio come degli orologi al quarzo. Quindi buon dia fino alle 11.55, sappio, non lo di in giro. Dalle 11.56, boa tarde, cioè all'una, boa tarde. Alle 2, boa tarde. Vai lungo fino alle 6, le 7, le 8, poi ti puoi sganciare dei buonanotte, sono tutti contenti. Tra buonanotte e boa tarde non stanno a rompere i coglioni più di tanto. Cioè non mi hanno mai detto guarda che stai nella fascia boa tarde ancora, mi stai a fare buonanotte o viceversa. Però stai attento sul buon dia, perché questi, guarda, non te la fanno passare liscia, eh.